striscia di terra a ridosso del mare tra San Vito Marina e Fossacesia in provincia di Chieti, lunga 11 km, larga appena 500 metri. Si concentra soprattutto qui la produzione degli agrumi tipici della costa dei Trabocchi, agrumi che incantarono anche Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio ha vissuto 3 mesi del 1889 qui a 1,5 km dove ci troviamo e è stato anche così impressionato favorevolmente da questi frutti che crescevano fino alla riva del mare. Portogallo, l'arancia autoctono è il frutto più diffuso su questo lembo di terra ed è praticamente quello che utilizziamo maggiormente per le produzioni tipiche di questo territorio. Cetrangolo è il nostro arancio amaro, difficile da mangiare come frutto fresco, però conservato in marmellate, oli agrumati in qualche nicchia di produzione e anche infusi utilizzando la corteccia, la buccia di questo agrume, ha delle proprietà veramente organolettiche eccezionali. Ma le arance della costa dei Trabocchi hanno anche un primato, ricorda il distillatore Emanuele Grima. Il più famoso distillato di agrumi italiano nasceva proprio in Abruzzo. Tra l'altro su iniziativa di Gabriele D'Annunzio. Che è amante della costa dei Trabocchi e di quei giardini spettacolari di agrumi della tipologia del Portogallo che caratterizzavano la costa dei Trabocchi, decise di sponsorizzare questo tipo di prodotto anche ai fini liquoristici, con l'idea di utilizzarli per fare un distillato di agrumi di alto livello. Il Consorzio per gli agrumi della costa dei Trabocchi sta rilanciando il prodotto promuovendone l'uso in cucina, dove questa tipologia di arancia esalta tutte le sue caratteristiche. L'arancia della costa dei Trabocchi è un prodotto fantastico, benissimo, lo possiamo adoperare sia in pasticceria ma altrettanto in cucina. A volte quando abbiamo l'arancio, quello amaro, è fantastico per l'abbinamento con dei piatti salati. Il piatto che vi presentiamo oggi è un gambero rosso dell'Adriatico con l'arancia della costa dei Trabocchi. Abbiamo preso i nostri gamberi, li abbiamo preventivamente sgusciati e puliti. Una emulsione fatta con l'arancia che abbiamo precedentemente sbollentato per 3 volte intera e successivamente emulsionato con dell'olio di girasole. Una vinaigrette con il succo dell'arancia dei Trabocchi e con dell'olio in tosso delle colline di Guardiagrele. E andiamo ad aggiungere una julienne di arancio conservato in sale. Completiamo il tutto con una spolverata di peperone rosso dolce di Altino e sale.